Sempre un po' senza limiti e frontiere, tanto che non puoi sapere dove sta. Un microfono e un pennello, io non posso fare meno di così. Ve le scrivo tutte a mano le mie cartoline da qui. E le scrivo tutte a mano le mie cartoline qui. Grazie! Grazie per questo bellissimo reale. Grazie. Invitiamo sul palco questi splendidi ragazzi. Thank you.
porta, vogliono entrare, faccio le tonali e tasche vuote che... Lo facciamo un'altra volta, Cinque? No, 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 perché io non veramente no. Per signore Angela, con qualche giorno di ritardo, tanti auguri, buon compleanno, i tuoi amici Katia e Bruno. E allora per te che dimostrerai tutti questi anni. Grazie alla neve bianca e abbondante, a quella neve densa e avvolgente, grazie al cuore, ghiaccio e centrali, assolcato, che guarisce tutti i mali. Grazie alle stagioni, a tutte le stagioni. Ma che fina vita, tutta una tirata, storia infinita, a ritmo serrato, da stare senza fiato. Ma che fina vita, tutta una sorpresa, ore spettatore, tra gioia e dolore, tra il buio di colore. We'll be right back.
anche lui seduto. Tutti seduti, tutti seduti. Allora mi facciamo una sorpresa. Solidarietà nei tuoi confronti. Così, mi vogliono prendere in giro in 5, in 6, perché c'è anche il signor Amaranti, no Beppe? Io per questa sera avevo invitato tutti i ragazzi che se ne sono partiti nel 63. Alcuni sono potuti venire, altri purtroppo non ci sono più. Allora io comunque ringrazio che è venuto veramente, perché a me, io dico sempre che uno da solo non fa mai niente, però tutti insieme si può fare squadra ed è una cosa veramente bella, perché ognuno ha dato qualcosa su questo palco e sta dando qualcosa, perché la storia, come ho detto prima, spero proprio che non sia finita, quindi è veramente bello. Io una piazza così a Novellaria credo che i cittadini così piena non l'hanno mai vista, e questo lo dico con orgoglio, chi se ne dica, però Novellaria sta diventando veramente una cosa nazionale, veramente bella. E vi dirò di più, perché bisogna che vi dica tutte le cose, perché così, sai, ci sono sempre un po' i detrattori, no? Quelli che dicono, ma mi, mo, guarda qua, chiudono la piazza, aprono la via, chiudono i negozi. Però non succede tutti i giorni, succede solo oggi, perché sono 60 anni di nomadi. I nomadi si può dire che sono partiti da Novellaria, quindi è giusto che sia così. Scusate se ho un po' di fuga, però bisogna che le dica le cose, perché vanno anche dette, non bisogna mandarle dire. E vi dirò ancora di più. Questo video che avete visto di cartoline da qui è stato girato interamente a Novellaria. Poi c'è una cosa veramente bella, se Fedora me lo permette, grazie. No, stanno ultimando un documentario sui nomadi, quindi una cosa veramente bella, e anche questa tutta a Novellaria. Quindi io credo che sia veramente una cosa bella tutta questa di Novellaria. Quindi per favore vi chiedo a tutti, portate pazienza, solo stasera, 60 anni, li facciamo una volta sola. Grazie. Lo devo dire, io non vi ho presentato Amo Samaranti, che è stato con noi. Scusate, ho parlato di nomi, poi non li presento. Non sono un presentatore, comunque ogni tanto mi dimentico di qualcuno. Amos è stato con noi per pochi mesi, ma questo non vuol mica dire, anche lui ha dato il suo apporto ai nomadi e io lo ringrazio per essere venuti stasera, mi fa veramente piacere. Grazie Amos. E filare di pioppi, e all'orizzonte montagne maestose, non si può dire che sia il paradiso, il paese dove sono nato. Sono chiuso e un po' sfortunato, ma amare il caffè, ci sono senza te i posti migliori, ma è il paese dove sono nato. Fiumi e canali sono le sue vene, e il cielo azzurro è la sua mente. Sudore e fatica sono il suo corpo, ma è il paese dove sono nato. Ricordi antichi
non si può dire che ci sia molto nel paese dove sono nato, ma se l'orizzonte è tutto d'oro e la mia gente canta durante il lavoro, mi sento nel cuore un grande amore per il paese dove sono nato, essere amanti io e te.
Grazie. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti un po' di anni fa. Beh, comunque penso che così, insomma, questa venuta sul palco, questo invito che Danilo ha accettato, a me ha fatto molto molto piacere, un favore grandissimo. Anche così la dico tutta, mettiamo a tacere tante voci di persone che veramente hanno rotto le scatole. Allora basta con questa cosa qua, per favore, una volta per tutte, stasera le dico tutte fino alla fine, no? Perché non è possibile che ci siano dei denigratori, delle persone che non, i famosi maghi della tastiera li chiamano, no? Quelli che non hanno niente da fare, scrivono le loro cagate, scusate la pressione, e via che andiamo, adesso andiamo avanti. Grazie a tutti signori, signore, Dio vi benedica. Allora io premetto che non abbiamo bravato una mazza, quindi non so cosa succederà. Non mi ricordo, no, mi ricordo. Dai che ti ricordo. Dove è Cicco? Maestro, ascolta, non è che 12-13 anni fa provavamo così tanto, comunque, per cui parti tu questa. Quella del disco, dai. Allora, permettetemi, e questa qua facciamo una sola cosa velocissima. Questa canzone è per un grande fratello, è per Stefano. Stefano avrebbe voluto vedere questo momento, purtroppo non, però c'è, basta, chiuso. Andiamo avanti. Però abbiamo annunciato che questo concerto qua, noi avevamo un ragazzo che lavorava con noi da 30 anni, questo ragazzo non c'è più con noi, allora questo concerto che noi dedichiamo a lui, ma non solo così a parole, ma veramente coi fatti, volevamo farlo gratis, abbiamo fatto pagare 10 euro che non è una cifra di quelle che fanno paura. Qualcheduno l'ha anche criticata, dice, ma dovevo fare un pullman, però fate pagare 10 euro, guarda che non le intasco mica io. Noi abbiamo pensato alla famiglia di Giovanni, quindi stasera le dico tutte fino in fondo, così non ho più nient'altro da dirvi, però è per Giovanni. Lui ha detto, Stefano, ma c'è anche Giovanni, veramente. Poi un'altra cosa ancora, lo dico, questa è la piazza di Augusto, ricordatevelo. A lei! Yeah.
tristezza senza te. Sorte il mio destino, le mie stelle e il mio cammino, da che parte la mia terra, vado incontro alla mia storia, nascondendomi nel buio, alle braccia di respiro l'aria fresca, fremito di rabbia dentro di me, nei piedi sono freddo, piango, ma non passa. Da che parte la mia terra ricomincia un'altra storia, la mia sorte è il mio destino, la mia stella è il mio cammino. Da che parte la mia terra, dentro il cuore la memoria e negli occhi il mio destino. Padre Carmine, grazie per questo medicinale naturale, però voi sapete, come diciamo sempre, tutti noi scherziamo, però fino a un certo punto. Se bevete non mettetevi alla guida, assolutamente, fatemi guidare qualcun altro. Nel mio caso, Padre Carmine. Non bevete, non guidate. Grazie veramente. Che soffrirà nell'argenta disperata di una vera patria sognata. Il cavallo capisce che soffrirà. Vedi la fine e l'ultima pietà, pietà dei destini. Gai cal, gai cal, tempi di parole amare, gai cal, gai cal, nessuno ancora può salvare, gai cal, gai cal. Soffrirà, lui solo predestinato, l'antico orgoglio già ferito, anche l'uomo capisce che soffrirà. Non ha sogni né stivali,
cambi le vita, non ha sposa né anelli, ti ricambi le vita nella notte dei coltelli, ti ricambi le vita, i suoi occhi come fuori. Morirà per gli spinti in basso in basso, restano solo i predatori, e l'uomo capisce che morirà, e anche l'uomo capisce che morirà. Qualunque cosa accada, dovunque, sempre e comunque, sempre, Navali! Dio vi benedica! Grazie Danilo! Grazie Danilo! Bene, accendi per favore. No, no, basta questa qua, basta! È spettacolare! No, adesso. No, adesso abbiamo ascoltato Danilo, adesso però. Beh, un pensiero bisogna farlo anche per Augusto D'Aoglio, perché se no non vale. Cioè, ricordiamo tutti, però Augusto vale, direi, i Nomadi, no? Penso che senza Augusto i Nomadi non sarebbero forse mai arrivati ai 60 anni. Perché mi piace raccontare che se una casa ha delle grosse fondamenta, difficilmente col terremoto si abbatte. Quindi... con Augusto è stata una grande storia, una grande cosa bellissima che stiamo portando avanti con onore e sempre con passione. Quindi ne parlo adesso perché c'è dei Runi Neri che cui lui scrisse il testo, quindi mi piace ricordarlo. Poi un'altra cosa, non abbiamo ricordato neanche in Ma che film la vita, che è sempre un testo che scrisse Augusto l'anno prima che dopo successe quel che è successo. Grazie. Hai preso paura? Oh, a bellezza ce la giochiamo, da te. A bellezza ce la giochiamo.
Che dici, Cicco? Non dire niente, Cicco, meglio. Noi lo vediamo sempre anche... Io non lo conosco, e poi è sempre... il signor... Paolo Belli! Buonasera a tutti. Posso... Prego. Ne hai facoltà. No, non cantare però, Beppe. Non cantare, non rovinare tutto. Posso... Non canto. Ci siamo ancora qua perché non ho mai cantato. E penso che proseguirò non canto. Ho fatto un regalo a Paolo che voleva cantare un Pino di Sabbia altissimo e te l'ho abbassato un po', no? No, allora, chi era oggi presente durante le prove sa perfettamente del mio grande, la mia grande emozione, perché è un brano che ascoltavo da a Mindy Space, però lo ascoltavo quando ero piccolino. Però lo canti anche adesso. Ed è una delle mie canzoni preferite, non l'ho mai cantato, l'ho provata oggi per la prima volta, quindi spero di farla bene, ma devo dire che io pensavo che voi foste dei miei amici, soprattutto te. Cioè, prima di salire sul palco mi fate vedere un video con Dante, con Augusto. Cioè, come faccio adesso a cantare una canzone così difficile vedendo tutto ciò che è stato e che è e che sarà sempre nuovo? Grande Paolo, grande. Volevo dire una cosa. Una delle poche volte che noi andiamo in televisione lo dobbiamo a Paolo. Paolo non è che l'ho chiamato per quello stasera, l'ho chiamato perché da tantissimi primi anni 80 ci conosciamo e quindi c'è sempre stata una stima reciproca e continua tutto questo ed è veramente bello. È una bella persona, credetemi, ma veramente bello. Grazie. Grazie, ma allora se devo dirla tutta è molto semplice. Quando si è per televisione, chiaramente prendi in mano la tua rubrica e chiami, no, le persone che conosci. Beh, faccio presto, quando in redazione si parla e si dice chiamiamo i nomadi e tutti quanti, sì, capirai se vengono. Il telefono è, Peppe, sono io, siamo già lì. Sempre? No, aspetta, non sento. Sempre? Sempre? Quando vuoi. Andiamo? Finché non c'è il maestro. Intanto che fa l'introduzione. Oh ragazzi, aiutatemi, Sì, puoi dire qualcosa, eh. Hai 20 minuti di tempo. C'hai 20 minuti di tempo, guarda, non ti preoccupare. C'è l'intro. Te la porta. Yeah.
baciava le labbra e Dio dirà ti amo rivo già. Ti baciava le labbra e Dio dirà ti amo rivo già. Ti baciava le labbra e un pugno di sabbia. Ciao, grazie e viva i Napoli. Paolo che vi invita tutti, cos'è, ballando sotto le stelle, perché ha visto in voi delle persone che potrebbero benissimo andare a ballare. Ora Paolo vi ha notate, quindi ricordate che il sabato sera andavate subito. Ha invitato me prima. Ah beh, scusa, non ti avevo mica visto. Sembra Don Lurio. Per fare il passo, no, passo due. Massimo Don Lurio, ok. Doppio Lurio. Don Giulio. Allora adesso va. Dai, vai. Non che siamo qua a smacchiare i giaguari. No. La prossima canzone è inserita nel nostro ultimo lavoro. È una canzone, tra l'altro credo che Petruccio e Ferrandi siano qui. Non so se Pompiglio c'è, ma li salutiamo. Si vedono bene. Sono tra gli autori di questa canzone, che appunto parla di pirati moderni, di oppressione contro i più deboli. Dovrebbero smetterla di fare questo. E il riferimento alla Statua della Libertà e al ginocchio alla gola è appunto riferito a Floyd. Non so se vi ricordate la canzone Barba Nera. Però scusa, una cosa solo, ho ringraziato tutti tranne che Don Giordano, che è il parroco di Novellara, quindi ci tenevo a ringraziarlo e salutarlo, anche perché mi sembra giusto, abbiamo ricordato tutte le autorità, è colpa mia, mi assumo Don tutte le mie responsabilità. Penso che ne hai da ricordare, no? E porca miseria. No, però volevo ricordarlo perché è una persona bellissima, ci siamo conosciuti un anno o due fa, quindi è stato veramente un bel incontro. Ci vai molto a messa tu allora? Ma che cavolo te ne frega te? No, tu, Cicco, perché ci vai, tu è il mio posto, no? Guarda che io ho detto a Don Giordano, mi ha detto non dirlo più, gli ho detto guarda Don che io prego a caso, ma non devi più dirlo, tu devi venire in chiesa a pregare. L'ho detto perché è simpatico il Don, quindi penso che accetti questa battuta. Cicco, ti devi sedere. Se mettiti a sedere, dai mo, che hai fatto la tua figurina, metti a sedere. Non si può campare così. Dai, andiamo avanti, dai, su. Cerco un altro posto che non sia lo stesso, un paradiso pieno di cartoni. Cerco un altro posto che non sia un deserto, un cielo privo di aquiloni. Cerco un'altra storia per accontentarti il giorno del tuo giuramento. La racconteremo con la bocca sporca, la nasconderemo col cemento. Cerco un altro posto che non sia lo stesso, una nave piena di pirati. Io sarò il timone come Barba Nera, tu sarai il capo dei soldati. 100 nuovi schiavi
pettinati bene in posa per il nuovo calendario. Sento nuovi schiavi senza più catene, ma legati al cappio del salario. Per distinguere violenza e veleno non mi servirà la pistola. Puoi buttare una mia corona in cielo, a un ginocchio alla luna. Cerco un altro posto per ricominciare, un dunque, una camicia già stilata, degli occhiali nuovi ma con vista mare, una via di fuga riciclata. Porto una valigia da bruciare in fretta, con ogni traccia del passato. Cerco un'altra vita che sia me stretta, senza la macchia del peccato. Per distillare violenza e veleno non servirà una pistola. Puoi puntare una mia cora in cielo, a un ginocchio alla gola. Voglia di fare, guarda, un bel tre quarti, vai così, staccando di qua di là, dove vai? Comincio io. Sento la nostalgia d'un passato. Sì, ma cantalo loro, vai. Diamo un senso ancora maggiore alla canzone, vai! In questa notte stellata la mia serenata, io canto per te. Canta di coro! Hai pure i capelli, cioè sì, no, allora, no, tinti proprio, sono tinti, tinti dalla vista. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina.
mi sono svegliato e ho provato l'invaso. Oh parmigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire. Allora c'è un Umberto Maggi che è stato con me dal 71 fino all'84, quindi ho chiamato io, ho chiamato tutti, poi chi ha voluto venire è venuto, chi non vuole venire un'altra occasione non c'era più, stasera e basta. Scusate la schiettezza, però insomma non è che posso andare a pregare a casa di uno se vuol venire o non vuol venire, se non se la sente viene, se no non so io, non so cosa dire. Venga, venga signor Rumbi. Vuoi suonare anche lei, Amaranti? Suoni, guarda, suoni, non si preoccupi. Bravo, un bit, puoi sentire? No, bellissimo. Vedete che non è proprio un concerto, è una serata in cui ci stiamo divertendo e penso che si veda che ci stiamo divertendo. D'altronde 60 anni non è che li faccio tutti i giorni. Non mettiamo limiti alla provvidenza. No. No, bellissimo. Ah sì, grazie. Vai a suonare? Eh? Oh, vai via. Vai via, ok. Buonasera, Amos. Bentornato. Un piacere. Grazie per essere qui. Oh,
questa è una storia che finisce così. E la pioggia bagnò. Son tornato una notte e ho sentito una voce. Il grido di un uomo ci chiedeva perdono. Ho ripreso. Umberto Maggi, grazie. Pensa Iuri che te non ti avevano neanche invitato e sei voluto venire per poco. Dei Nomadi, ho imparato tanto anche da lui, perché è un grande musicista con il sassofono. Un grande insegnante di musica, quindi non è uno qualsiasi, ho imparato tanto, come tutti i ragazzi che sono stati con me, ho imparato tanto da loro, perché veramente c'è da imparare sempre da tutti, e io devo ringraziare sempre tutti. Gualberto, veramente il primo, perché lo stesso paese, anche vicini di casa, comunque è stato bellissimo, una bella storia. Stasera a tavola l'abbiamo un po' così ricordata, i momenti più, insomma, più carini, diciamo così. Gualberto, dai, l'ho voluto come stasera. Gualberto è venuto ancora sul palco a trovarci, ci tiene tanto a questa nostra amicizia e io ci tengo veramente tanto. Sì, buonasera a tutti. Io sono venuto perché io e Carletti, che era un altro nostro grande amico che non c'è più, abbiamo fatto il primo gruppo in tre, addirittura in giugno del 62, ma l'orchestra, il gruppo, siamo usciti il 4 gennaio del 63, siamo andati a Buonporto di Modena. Pensate voi, si ricordano il primo giorno. Chissà il dialetto, siamo andati a casa con vergogna, perché volevano dei valzer e noi non sapevamo neanche un pezzo. Grande, era un po' così. Poi dico una cosa, la storia più bella è stata il mare, perché voi siamo andati al mare, non ci volevamo andare. Allora dice Carletti, guai Gualberto, io ero il più anziano, cosa facciamo? L'impresario, pensate, per via che noi andiamo al mare, è venuto lui, ha caricato tutta la roba sul pullman, purché andiamo al mare. Siamo andati, dovevamo starci 7 giorni, siamo là 3 mesi e mezzo. E lì col allora sapete che non c'era la radio, col passaparola, quando siamo entrati a casa, tutte le sere c'erano 2-3 mila persone, cosa succede? Era il passaparola della gente che diceva andiamo a ascoltare i Nomadi, Augusto e via. E la vita dei Nomadi è andata così. Adesso sono passati 60 anni, oggi ho pianto, ma vi garantisco che sono veramente felice. Grazie.
Allora noi stasera qua, però Alberto ha parlato di Riccione, sabato prossimo giustamente siamo a Riccione, perché siamo partiti da 9 di Modena, ma da 9 di Modena siamo andati a Riccione, pensate un po' voi, insomma è una storia veramente unica. Vieni un attimino che devo presentare un altro amico, che anche lui, vieni, è stato con noi pochissimo per la particolarità dello strumento, suona l'arpa, di uno dei più grandi arpisti europei, quindi non è uno qualsiasi, è stato poco, veramente poco con noi, ma mi ricordo quando mi disse che era lui, dice guarda Beppe, io poi quando sono a fine settembre vi saluto tutti, è stata così, è stata bella però, perché poi i rapporti sono sempre stati belli, sia con Gualberto e con te, se vuoi dire due parole. No, è stato un periodo bellissimo, tra l'altro è stata una combinazione bellissima, perché era qualche mese che stavo sistemando delle cose e avevo tutti i ricordi, le foto, e a un certo punto mi è arrivata una mail di Beppe che mi ha invitato e ho trovato una cosa molto bella, quindi alle cose molto belle bisogna rispondere molto bene. Grazie, grazie veramente, perché veramente io ripeto ancora, ho invitato tutti, poi chi ha voluto venire è venuto qui. È stato bello, io ringrazio veramente, stai qua con me, anche tu Alberto. Adesso facciamo, dobbiamo leggere un mezz'ora di striscioni, aspetta, dobbiamo smettere alla mezza, ci stiamo dentro, cominciamo subito a leggere, state qua che dopo cantiamo insieme il vagabondo, non muovetevi, grazie, vai. Ok, bene bene. Segnatamente a tutti i ragazzi che sono sul palco, che non sono di Novellara ma sono un po' toscani, comunque va bene lo stesso, abbiamo il fonico 44 anni che con i Nomadi, quindi se è durato lui 44, penso che anche i ragazzi che sono con noi possono durare un po' di anni. Grazie, grazie. Allora, grazie a Donato Stravaglini, a Donato Reina o Reina? Reina, Reina. Poi Emanuele Rodella, il datore Luci, l'operatore video Matteo Pezzaioli, backliner Salvatore Caramanna, Arturo Trambusti, pianoforte service di Gustavo, come diceva Beppe, Gustavo e Roberto Ferretti. Hola! Ciao a tutti ragazzi, grazie, ma veramente grazie con il cuore, siete uno spettacolo. Un applauso al presentatore, un applauso forte. Grazie, grazie a tutti voi, signori, signore, signorine, Sergio Reggioli, Massimo Lecchi, Federico, non mi ricordo più il nome di Danilo Sacco, il signor Pozzoli. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Non mi ricordo come ti chiami tu. Non mi ricordo neanche io. Dico che ti pare. Giuri Cilloni, Danilo, Danilo l'ho salutato, Danilo che non no, ancora no. Danilo, il cognome qual è? Danilo Scacco. Danilo Scacco. Danilo Scocco. Grazie Moreno. Eh? Alberto. Alberto Germini, grazie. Primo nomade. L'ha confermato anche Beppe, comunque la sua simpatia arriva fortissimo. Giusto Moreno? Grazie. Daniele Campani, il signor Mastro Super Giuseppe Carletti, Augusto Daoli e Dante Pedretti, e tutti voi. Alla prossima, andate piano e soprattutto lasciateci passare che dobbiamo andare a casa, per piacere. Ciao! Thank you.
sì. Verzura non può essere l'età.